Nuova mostra al Castello di Novara, l'inaugurazione è avvenuta il 1° novembre, si proseguirà fino al 6 di aprile. Una mostra intitolata Paesaggi. Andiamo a farci raccontare direttamente dall'assessore alla cultura Luca Piantanida che cosa porta questo evento alla stessa città. Ma andiamo anche a sentire l'importante racconto di cosa si può trovare al suo interno da Paolo Tacchini, presidente di MEZ. Assessore Luca Piantanida, è arrivata una nuova importante mostra al castello. Insomma, quali sono le aspettative e che cosa può portare alla città? Ma allora, questa è la sesta mostra, è il settimo anno, la sesta mostra perché durante il Covid non si è fatta. L'anno scorso, grazie alla collaborazione con MEZ, dove siamo partiti quasi per gioco con queste mostre dove ci siamo specializzati nella pittura dell'Ottocento. L'anno scorso si sono toccati quasi i 71.000 visitatori, quindi questo fa ben capire il peso e il valore, di questo tipo di mostre. Quest'anno il tema è paesaggi, da Migliara a Pellizza da Volpedo. L'abbiamo inaugurata qualche giorno fa, è stata inaugurata il 1° di novembre. E queste mostre non hanno solo un valore, locale, non hanno un valore nazionale, ma sono diventate mostre internazionali, perché grazie a MEZ, con la collaborazione del Comune, questo tipo di mostre, attira persone da tutta Europa, perché arrivano anche dall'estero. I quadri sono quadri importanti, come amministrazione vogliamo continuare sempre su questa strada, collaborazione con loro, perché negli ultimi anni ha dato veramente degli ottimi risultati in tema di affluenza, di pubblico, ma soprattutto di riscontro sulla nostra città, perché comunque mostre di questo tipo, dove hanno un altissimo valore culturale, hanno anche un altissimo valore turistico sulla nostra città, perché le persone che vengono a vedere la mostra poi scoprono la nostra città, scoprono gli altri musei della nostra città, scoprono le nostre opere d'arte, scoprono i nostri edifici, quindi la nostra architettura e tutto quello che poi è legato a Novara. Quindi questo non può che essere positivo ed essere uno slancio proprio anche per il commercio, oltre che per tutto l'indotto della nostra città. Siamo all'interno della mostra con Paolo Tacchini, presidente di MEZ. Ecco, una mostra, insomma, è stata inaugurata pochi giorni fa. Quali sono le prime sensazioni? Prime sensazioni molto positive, abbiamo avuto una conferenza stampa con larga partecipazione di giornalisti e di ospiti che hanno apprezzato molto e anche i primi 2 giorni, questo weekend lungo con la festa di ogni santi, ha avuto un riscontro molto positivo. Bene, ecco, allora insomma ci accingiamo ad entrare all'interno della mostra. Insomma, inizialmente il visitatore che cosa può trovare? Allora, intanto quest'anno abbiamo deciso di dedicare la mostra al tema dei paesaggi. Il tema del paesaggio è un genere che si è affermato proprio nell'Ottocento, è un genere che precedentemente non riscuoteva grande successo. Si è affermato proprio nell'Ottocento con grandissimi artisti internazionali, anche pensiamo a Friedrichs, pensiamo a Turner, agli impressionisti, post-impressionisti, i macchiaioli in Italia. Quindi non poteva mancare nel nostro percorso di approfondimento sull'Ottocento italiano che abbiamo avviato al Castello una mostra dedicata al paesaggio. Ma ovviamente volevamo realizzare un percorso originale, come raccontare una storia diversa da quella che hanno raccontato gli altri, come facciamo sempre, raccontando storie un po' a modo nostro. No, mi affascina, io guardo intanto perché è veramente affascinante, no? Quindi passando da queste sale. E quindi abbiamo pensato di focalizzare l'attenzione sulla pittura di paesaggio tra Piemonte, Lombardia e Liguria, un territorio molto circoscritto ma che è stato testimone di una storia affascinante, i cui protagonisti sono artisti straordinari di profilo nazionale e internazionale anche. E adesso siamo passati dalle prime sale che sono dedicate alla pittura di paesaggio romantico e poi arriviamo in questa sala che, come vedi, anche il colore Sì. testimonia che c'è un cambiamento, c'è un rinnovamento molto importante nella pittura. Qui siamo nella sala dedicata a Fontanesi e ai suoi rapporti con i pittori liguri e gli altri pittori piemontesi che si trovavano a Rivare, a Carcare per dipingere insieme e confrontare le rispettive esperienze che hanno portato appunto a un primo grande rinnovamento della pittura tra gli anni 60 e gli anni 70.
Ecco, mi viene da dire che insomma, il visitatore poi si può anche ritrovare, no, in questi paesaggi, quindi che passano dalla montagna, come si vede, al lago e insomma è molto E alto. possono anche ritrovare luoghi che conoscono e che amano, come il Lago Maggiore. Qui abbiamo un'opera straordinaria di Carcano, l'Isola dei Pescatori. Tra l'altro è un'opera molto innovativa. Questa è la sala che segna un po' la svolta verso la pittura d'impressione. Carcano Infatti è sarà stata nominata proprio, no? Verso la pittura verso la pittura d'impressione. d'impressione, e quell'opera che vi ho illustrato è proprio un'opera significativa che testimonia questo passaggio. Ecco, qui ci troviamo adesso in una sala che testimonia l'affermarsi e il trionfo del naturalismo, una sala in cui abbiamo opere anche di De Leani, un pittore molto amato nel biellese, e abbiamo questo capolavoro di Paolo Sala che arriva dalla Galleria d'Arte Moderna di Milano, e una sala appunto che testimonia il trionfo del naturalismo lombardo. In questo percorso che si snoda in 9 sale, insomma, abbiamo anche poi delle tematiche, vedo, insomma, particolari, no? Sì, abbiamo anche due sezioni focus specifiche. Siamo adesso in quella dedicata alla veduta urbana, al naturalismo nel paesaggio urbano, che racconta la Milano degli anni 80 dell'Ottocento, descritta in particolare da Mosè Bianchi, che è stato un grande interprete di questo soggetto. E poi abbiamo in particolare due opere di Segantini molto significative. Il Naviglio d'estate e d'inverno, con due vedute particolarissime, molto diverse tra loro e molto affascinanti e molto poetiche. E qui dove siamo in questa saletta, insomma, che dà quell'idea, no, di un po' di alpino fiorito? Siamo proprio all'Alpino. A proposito di luoghi amati dal pubblico, abbiamo dedicato proprio questa cella del castello a un artista, Leonardo Bazzaro, che aveva una casa che era un po' il suo rifugio all'Alpino, e ha realizzato queste opere straordinarie a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, che abbiamo voluto esporre con una rigorosissima selezione, e danno l'idea di questo luogo ameno, molto in voga all'epoca. Insomma, ci troviamo adesso nell'ultima sala che mi viene da dire proprio da wow. Sì, questa è la sala dedicata al divisionismo, agli artisti che si sono cimentati con la tecnica divisionista, con tematiche anche simboliste, e devo dire che è una sala veramente straordinaria, dove abbiamo alcuni Insomma, dei ti lascia, capolavori. diciamo, quel fascino veramente, no? Dove arrivando a questa conclusione che però ti fa immedesimare in quello che poi sono stati i tanti paesaggi che abbiamo visto. Sì, abbiamo veramente alcuni, dicevo, dei più grandi capolavori di questo periodo e degli artisti più significativi. Abbiamo Sul fienile di Pellizza da Volpedo, due opere straordinarie di Angelo Morbelli, dipinte dello stesso soggetto, dipinte a 20 anni di distanza, una a impasto e l'altra divisionista, e poi questi due straordinari capolavori di Segantini, che, caspita, visti insieme, devo dire. Continuano a emozionarmi, io non mi sono ancora abituato. Sì, che poi, ecco, proprio all'inizio della mostra, no, abbiamo questo quadro praticamente, giusto, che dà È un l'ingresso alla mostra. quadro famosissimo, iconico, e allora abbiamo È pensato stato di dare la scelto. possibilità ai visitatori di immergersi direttamente nel quadro. Come dice il sottotitolo della mostra, si chiude con un focus su Pellizza da Volpedo. Sì, abbiamo proprio deciso di chiudere il percorso con un focus dedicato a questo grandissimo artista, e tra l'altro questa mostra si inserisce anche in un itinerario di approfondimento su Pellizza da Volpedo, che abbiamo avviato congiuntamente alla Galleria d'Arte Moderna di Milano alla fine di quest'estate, proprio nello studio del pittore a Volpedo, con una mostra dedicata a tre opere recentemente ritrovate, un percorso che poi proseguirà con l'uscita al cinema di un docufilm diretto da Francesco Fei e interpretato da Fabrizio Bentivoglio, che abbiamo prodotto noi congiuntamente ad Apnea Film, e abbiamo presentato alla Festa del Cinema di Roma di ottobre.
e si concluderà poi con una grande mostra monografica alla GAM di Milano, dove si trova anche il suo quadro iconico Quarto Stato, che tutti conoscono. Ci troviamo direttamente all'interno, no, della prima scena che il visitatore si trova di fronte. Che cosa possiamo dire, insomma, per poter ancora una volta invitare a visitarla? Che vi aspettiamo al castello per un affascinante viaggio in 100 anni di pittura di paesaggio, dal romanticismo al divisionismo. Venite a lasciarvi trasportare dall'emozione e dalla poesia della natura. Sul giornale d'Azione, che trovate in edicola ogni venerdì, potete trovare ulteriori informazioni e altri servizi. Vi ricordo che potete seguirci anche su www.sdnews.it, dove potete scaricare tutti i nostri giornali in formato digitale. Un saluto da Marco Cito.